sì, prova, siamo in diretta. Sì, uno dei... Sì. Prova, uno, due, tre, prova. Buonasera amici di Radio Handball Italia e ben ritrovati all'appuntamento con la grande pallamano e Serie A. Bologna è vicinissima non soltanto a staccare, quelli li ha già, i pass per Coppa Italia e playoff scudetto, ma vuole stasera certificare il primato con due giornate d'anticipo per non dover chiedere punti a due squadre che invece stanno bene e ne hanno fame, ovvero Tavarnelle e Cologne, in successione le due squadre che andrà ad affrontare Carpi nelle prossime giornate. Bologna arriva da 7 vittorie consecutive, Carpi invece ha vinto contro il Romagna lo scontro salvezza e deve chiedere ancora una volta punti al campionato per provare a mettersi alle spalle non soltanto il Romagna ma anche il Modena. Buonasera da Enrico Bonzanini, ma buonasera soprattutto a Gianni Racalbuto. Buonasera a tutti voi qui dal Palasport di Castenaso. È iniziata in questo momento la partita, Bologna è scesa in campo con Michele Rossi, con Giacomo Savini, con Gherardi, con Leno Taris, con Lorenzo Pedretti, Simone Gherardi, mentre il Carpi con Ceccarini, Chere, Beltrami, Vaccaro, Kovacevic, Santilli e in porta Turrini. C'è il primo tiro di Bosniak che ho dimenticato prima di dire, la palla va fuori e adesso è palla del Carpi. Sì, il maggior risultato è stato sabato scorso con la vittoria del Bologna e la sconfitta il pareggio del Cologna, che ha dato quella sicurezza al Bologna di essere nelle prime due e di conquistare l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Intanto c'è un bel gol di Kovacevic per il Carpi che apre le marcature della partita. Dicevo sabato scorso, ma adesso mi pare che sia una ghiotta occasione quella del Bologna, che se dovesse vincere questa partita con la sconfitta del Cologna in quel di Cingoli è primo posto assoluto, sicuro, è vero? Basterebbe dire la verità, un punto in questa partita, è ovvio che l'obiettivo è quello di fare entrambi i punti in palio e di prendersi
tutta la posta. Non è un buon inizio questo da parte di Bologna, c'è il Carpi in vantaggio, qui Bosniak va a cogliere l'incrocio dei pali, la palla fortunatamente ritorna fra i polpastrelli dei giocatori in maglia Bologna. C'è anche al palazzetto Marcello Montalto a cercare di dare la carica ai ragazzi di coach Beppe Tedesco. Savini prova a cercare spazio, tocca il primo pallone anche De Notaris, Gherardi per Bosniak, cercano spazio i giocatori di Carpi, di Bologna, pardon, e Tomislav Bosniak trova la prima rete della partita. Per il momento Gianni a decidere la partita, anche se appena iniziata, sono i due stranieri. Sì, Kovacevic ha fatto fino adesso un tiro, un gol, mentre Bosniak ha fatto tre tiri e un gol. È vero anche che ha preso un legno, quindi uno su tre. Io vedo una difesa molto organizzata del Carpi, quindi Carpi non è venuto qui a perdere la partita, ma assolutamente vuole giocarsela e sicuramente vuole vincere, perché gli farebbero molto comodo i due punti. E anche Bologna, comunque, con quello che dicevo prima, è importante che almeno un punto o comunque la vittoria la porti a casa. Vediamo quello che succede. Intanto grande ritmo da parte delle due squadre, grandi difese, e vediamo il proseguo. Assolutamente sì, ed è una partita sicuramente tutta da vivere questa. Il Carpi è uno dei migliori attacchi d'Italia. Vediamo se c'è spazio per il contropiede. De Notaris, palla lunga da parte di Rossi, forse era abituato alle metrature di Nardo, invece De Notaris e Rossi devono ancora un po' oliare il meccanismo. Carpi, lo dicevamo, è uno dei migliori attacchi del girone B, una squadra che segna tanto. In difesa invece ha patito troppe reti nella fase centrale del campionato, ha perso tanti punti clamorosi, quelli persi a Tavernelle, più uno 30 secondi dalla fine, palla in mano, ha subito il gol del pari da Pesci. Gianni, sì, guarda, il Carpi annovera giocatori sicuramente forti, ex nazionali, da Vaccaro a Santilli a Ceccarini, e vabbè, poi non dimentichiamo Beltrami, non dimentichiamo Kovacevic, che è un mancino straniero molto forte, quindi non si capisce come mai Carpi quest'anno abbia fatto così pochi punti, se poi consideriamo che aveva nelle proprie fila anche un certo Pivetta che è andato a Conversano, e anche Giannetta che probabilmente per infortunio non è riuscito a continuare nel campionato. Però è una squadra che i singoli sono, almeno 3-4 singoli sono davvero forti. Intanto c'è un tiro di Savini in sottomano parato dall'ottimo Turini. Non dimentichiamo che questo portiere che viene dalla Toscana è assolutamente un buon portiere con un fisico possente, quindi voglio dire, Carpi sulla carta direi che può fare assolutamente bene. E siccome io non ho prima salutato Marcello Montalto, lo saluto in questo momento. È stato un grande giocatore del Bologna, uno dei più forti giocatori d'Italia di tutti i tempi, e quindi oggi a vedere qui la partita, a sostenere i suoi compagni, c'è gente che ha giocato con lui come Lorenzo Pedretti, come Michele Rossi, e quindi voglio dire, come Kevin De Notaris. Quindi lo saluto veramente con grande affetto. A te il microfono. Intanto è esposto anche il cartellone che ci ha gentilmente donato la curva dei Forever Boys della Virtus Bologna, un gemellaggio questo che ha fatto parlare molto in Italia per quanto riguarda la pallamano, ma anche nel mondo del basket, un bel modo per unire due belle realtà d'elite dello sport bolognese. E sopra Carpi per 2-1 in questo inizio di gara, ci prova Bosniak a trovare spazio, non era neanche una brutta palla per Pedretti che non ha seguito. Tu sei stato giocatore di pallamano, Bologna ha un problema nell'arrivare al pivot. Sì, guarda, adesso in questo caso vediamo un gol di Santilli, che come dico è un ottimo giocatore, è stato anche per un anno qui a Bologna, ha giocato poco perché è praticamente sempre stato infortunato. C'è un brutto fallo di Kere su Bosniak, che stasera, Enrico, vedo molto determinato, probabilmente vuole riscattare quella prestazione negativa, buia, non so come chiamarla, dell'andata contro Carpi, che probabilmente il 60%, il 50%, non voglio essere troppo grande, il 50% della sconfitta è stata colpa sua, e quindi vedo che vuole assolutamente riscattarti. Intanto c'è un tiro di Gherardi che è facile preda del portiere Turini. E così, sì, Bologna, qualche passaggio a vuoto, un gol in 6 minuti e 25 sono veramente pochi per un,
per una squadra che è prima in classifica e che ha praticamente vinto tutte le partite tranne un pareggio e una sconfitta proprio con questo Carpi. E intanto Ceccarini è andato a tirare, ma la domanda che mi avevi fatto tu in quell'occasione, Pedretti non ha capito il passaggio che era bellissimo da parte di Bosniak, e questa volta è a rigore preso da Bosniak, quindi è mancato a Lorenzo Pedretti quel movimento verso palla che un pivot deve sempre fare. Sì, io riprendo il tuo ragionamento, per il momento pare che sia soltanto Bosniak ad essere entrato in campo, sta cercando lui di scardinare la difesa di Bologna, si è andato a prendere questo 7 metri va Garau dalla linea dei 7 contro Turini, portiere voluminosissimo Turini, va a prendere la traversa Garau, inusuale l'errore dal disco dei 7, scende Bosniak per il cambio attacco e difesa, è un inizio di partita molto complicato, 7 minuti 1-3 per Carpi, un solo gol in 7 minuti non è un buon dato, Bologna conferma la difficoltà quando non riesce a correre di fare la partita. Sì, per far andare in velocità il Bologna sicuramente ci vuole qualche parata del portiere, perché se no tu capisci che è così. Intanto è entrato Racalbuto che ha recuperato una bellissima palla, e bella palla di Gherardi per Pedretti, e Pedro, Lorenzo Pedretti segna il gol e accorcia le distanze. È uscito Bosniak, è uscito Bosniak, è entrato Racalbuto, vuole dare forse un'impronta più, con più velocità, forse Enrico, cosa dici? No, io penso che il cambio sia prettamente difensivo, anche perché Gianmaria è 2 settimane che si allena benissimo, è un giocatore che sta dando una gran mano, soprattutto in difesa, si sta facendo notare anche a Modena, è entrato benissimo in campo sin dai primi minuti, anche in allenamento sta dando grandi risposte, dunque coach Beppe Tedesco giustamente si affida al suo braccio, ma soprattutto alla sua testa per muovere il Bologna, un Bologna che chiama time out, 8 minuti e 28 sono trascorsi, 4-2 per Carpi, per il momento Bologna non sta trovando le giuste metrature su Kovacevic. Sì, segnavo appunto, mi sto segnando un po' i passaggi della partita, vi è stato un vantaggio del Carpi per 3-1, poi adesso siamo 4-2 per Carpi, e giustamente mister Tedesco chiama il time out, vuol parlare con i suoi, vuole stimolarli, vuole motivarli. Questa è una partita importante per Bologna quanto per Carpi, per Carpi perché deve assolutamente fare punti per la salvezza, per Bologna perché deve assolutamente fare punti per essere primi in classifica e partire con un passo in più sia nella Final Eight che di Coppa Italia che nei playoff scudetto, perché ricordiamo ancora Bologna è qualificata per i playoff scudetto. Riprende il gioco per Bologna, entrano Garau, Savini, Racalbuto, Gherardi, Pedretti, De Notaris e Michele Rossi in porta, e per Carpi non è cambiato nessuno, quindi i primi set, cioè Santilli, Kovacevic, Vaccaro, Beltrami, Chere, Ceccarini e Turini in porta. Dato un po' di risultati anche dagli altri campi, l'intervallo premia Fondi nella partita contro il Ragusa 19-15, appena iniziata Cassano Magnago Bolzano, 3-3 il punteggio, ovviamente noi stiamo seguendo in diretta Carpi Bologna sul 4-2 per Carpi, Savini prova a trovare spazio, trova anche un bel fallo, l'arbitro non lo assegna al 7 metri per il fallo di Santilli, può ripartire Carpi palla in mano. Il Fasano ha battuto nettamente il Gaeta per 31-15, il Cingoli, come dicevi bene tu, ha rimescolato le carte nella corsa al secondo posto battendo nettamente Cologne, invertendo anche il passivo della gara d'andata 27-20, 22-29 il punteggio fra Benevento e Noci, 20 e poi ancora per quanto riguarda il campionato maschile la vittoria netta di Trieste che si candida a un ruolo da protagonista. Attenzione al pallone dentro per Pedretti, questo è veramente un gran gol di Pedretti, 4-3, molto bene Gianmaria Racalbuto, velocità di Polpastrelli, velocità di pensiero, lo avevamo detto prima, sta benissimo Gianmaria, ha dato un gran pallone, 28-20 per Trieste, il Teramo candida la propria squadra, la propria franchigia, un ruolo da protagonista vincendo 26-20 lo scontro diretto con Oriago, e poi ancora 27-26, clamorosa sconfitta del Bressanone, Gianni che dice addio al secondo posto perdendo ad Appiano contro i padroni di casa, il Molteno certifica il proprio ultimo posto perdendo anche in casa dei Vicentini del Malo, esordio peraltro di Jan Jurina. Per quanto riguarda invece la corsa al secondo posto, intanto qui De Notaris va a mettere dentro il gol del 4 pari, c'è il
la vittoria, dicevamo, del Bressano sul Merano per 23-19, vittoria importantissima in chiave salvezza per il Tavarnella in casa del Romagna. Ha messo dentro il gol del pari Kevin De Notaris, ha protestato Carpi per, la mancata concessione di un 7 metri. Sì, guarda, io voglio segnalare il primo gol di De Notaris dal suo intervento, altra palla recuperata da Gianmaria Racalbuto che lancia la seconda fase, il contropiede di Garau, però Garau ha fatto passi ma ricevendo fallo, quindi palla rimane al Bologna. Una decisione un po' così, secondo me era palla del Carpi. Comunque, da notare un'altra palla recuperata da Racalbuto e il primo gol di De Notaris dopo il suo ritorno. A Modena non aveva segnato e sono molto contento per Kevin che sia andato a segno nella sua azione migliore, che è quella del contropiede. Rigioca Bologna contro questa difesa 5-1 del Carpi, palla persa da parte di Pedretti, direi probabilmente uno sfondo, non si capisce, commesso da Pedretti nel dar palla a Garau, fischiato un po' così. Comunque andiamo avanti, punteggio di 4 pari dopo 11 minuti e 7 secondi dall'inizio. Ceccarini per Chere, un giovane promettente, tira Kovacevic, prende la traversa, tira Beltrami sulla respinta, ma c'è 7 metri per Carpi, si appresterà a tirarlo probabilmente Vito Vaccaro ed è rigore appunto. Beltrami sicuramente un caratteraccio, Enrico. Ma sì, Carpi è una squadra che la butta sempre sulla guerra, è sempre stata storicamente una squadra molto difensiva. Qui Vaccaro va a mettere dentro il 5-4 con un rigore perfetto. Anche nella gara d'andata ci fu bagarre, la speranza è quella che Bologna accetti la sfida e non rischi di scomparire dal campo. Bella palla di Racalbuto intanto per Garau, si fa ipnotizzare Garau da Turini. Non un buon inizio di gara per il capitano di Bologna, ma in generale la squadra rossoblù ha iniziato questa gara prima molto rilassata, poi molto nervosa. Non sono ottimi presupposti per giocare contro una compagine che oggi è venuta senza mezzi termini a fare punti qui al palazzetto di Castenaso e cercare di interrompere l'inviolabilità interna della capolista. Ci prova Ceccarini, è trattenuto molto bene da Gherardi, poi Vaccaro per Chere, palla nel niente, anche lunga per Kovacevic, può ripartire Bologna. Ottimo l'ingresso in campo di Racalbuto, meno bene invece gli altri esterni che non stanno trovando continuità di gioco, anche Savini sta facendo fatica. Questo è un brutto fallo da parte di Vaccaro che prova ad intimorire Savini, la stanno mettendo molto sul fisico. Vaccaro è un giocatore molto esperto. Sì, c'è una ammonizione per Vito Vaccaro che ha irregolarmente fermato Savini, forse stavano anche 2 minuti. Comunque Bologna riattacca contro difesa adesso 3-2-1 del Carpi, con però il centravanti molto profondo. Gherardi per Savini, per Kevin De Notaris che tira ma commette infrazione di passi e a dire la verità c'è una concausa, uno scivolamento col piede destro di Kevin De Notaris che fa perdere palla al Bologna. Ed è ancora Carpi che può allungare, 5-4 per Carpi dopo 13 minuti e 33 secondi. Bologna che non riesce a segnare, Chere che perde palla ed è contropiede per Pedretti che segna in contropiede. Pedretti è il suo terzo gol, pareggia 5 pari dopo 13 minuti e 53 secondi giocati. Correggo, Pedretti è molto in partita, non soltanto Bosnia che era Calbuto, c'è anche Lorenzo Pedretti, ha iniziato molto bene questa gara, subito un'incomprensione con Bosniak, ma poi perfetto dalla linea, caricato anche dalla presenza di Montalto. Rossi va a disinnescare Kovacevic, c'è la possibilità del contropiede, sbaglia Gherardi, il pallone per Garau. È veramente un inizio difficile di partita per entrambi, una brutta palla persa, difficile capire come mai tutto questo nervosismo. Fuori Garau, dentro Pasini, spazio anche al giovane 2000, time out Carpi, tempo per ragionarci, se n'è andato metà del primo tempo, 5 pari, una partita oggettivamente brutta. Sì, molte imprecisioni, Bologna ci ha abituato a un'altra pallamano, molte imprecisioni nei passaggi, nel lancio in contropiede dagli uomini che di solito non sbagliano, tipo Gherardi,
ma anche Savini, Garau, stanno sbagliando un po', stanno forzando e non c'è necessità, la partita è lunghissima. E comunque 5 pari dopo 14 minuti e 18 secondi, vediamo un po' cosa potrà combinare. Si appresta a entrare in campo anche Cimatti per De Notaris, tanti giovani in campo, ha praticamente rifatto la formazione Beppe sul campo, nel senso che ha messo giù Garau, lo stesso Bosniak, De Notaris, e vediamo un po' se darà i suoi frutti. Carpi, che ha sfruttato il time out, Nezirić ha voluto parlare sull'attacco che stenta a decollare anche dal Carpo, l'attacco del Carpi, quindi vediamo un po', sempre gli stessi giocatori per Carpi. C'è Carini in qualità di centrale che dà il ritmo al gioco, un dai e vai con Santilli, Chere per Kovacevic che prova a lanciarsi, Vaccaro, un po' di confusione in questo attacco del Carpi e gli arbitri alzano il braccio del passivo. Kovacevic sicuramente ha commesso infrazione di passi, ma c'era un fallo di Savini e quindi palla che rimane a Carpi, ancora passivo Kovacevic che tira, Michele Rossi che para all'incrocio dei pali, bellissima parata, Savini, Gherardi, Racalbuto che si lancia. Ed è sì, probabilmente ci poteva stare un passaggio filtrante per Gherardi da parte di Racalbuto. Guarda Gianni, c'è stato il rischio della quinta palla persa in questo primo tempo, ha fatto bene Gianmaria probabilmente a non forzare. Adesso il pallone sta fra i polpastrelli di Carpi, Racalbuto va a cercare una conclusione clamorosa e per poco non trova l'incrocio dei pali. Sfortunata anche Bologna, se lo meritava il gol perché ha iniziato la partita nella maniera migliore possibile, è rimasto impietrito Turini, Gianni. Sì, un bellissimo tiro di Racalbuto che ha preso veramente un palo incredibile, un incrocio dei pali con palla che ha attraversato tutta la linea della porta, e c'è un altro gol di Kovacevic che è veramente il tiratore principe fino a questo momento, 3 gol. Bologna in svantaggio 6-5 dopo 16 minuti e 11 secondi dall'inizio. Racalbuto per Savini, Gherardi, ancora uno contro uno di Gherardi, palla per Pedretti, ma palla persa per invasione di Pedretti. Non sta giocando bene il Bologna. Beppe ha qualcosa da dire con Gherardi, devono mantenere un po' di calma e tranquillità. Assolutamente sì, perché la partita a Carpi è stata persa proprio in questa maniera, perdendo la tranquillità, lasciando Carpi troppo spesso davanti e soprattutto concedendo continue conclusioni a Kovacevic. Nella pallamano il contatto è consentito, non una mano addosso a Kovacevic, ci prova Racalbuto, super parata questa da parte di Turrini che non si è fatto intimorire dal volo di Racalbuto. Il contropiede di Carpi con Beltrami prova ad andare a tirare, pachidermica in questa azione Beltrami che è andato addirittura a fare un gesto di stizza nei confronti di Pedretti, è arrivato addirittura Vaccaro ad andare ad ammonire il capitano della Terraquiglia Handball Carpi che è andato a prendersi un fallo sui 9 metri. È stato un ottimo fallo questo di Pedretti, Bologna deve giocare così, questa è la pallamano, c'è il contatto e il giocatore va fermato e in questo caso bisognerebbe imparare da Pedretti. Sì, si sono alzati dalla panchina Argentina e Bosniak, vediamo con chi farà il cambio tedesco. C'è un palo di Kovacevic, contropiede per Cimatti che segna. Cimatti il suo primo gol ed è 6 pari dopo 17 minuti e 51 secondi. Buona la velocità, la palla che è stata parata e poi è andata sul palo, ha dato la possibilità, dopo il tiro di Kovacevic, ha dato la possibilità al Bologna di giocare in contropiede. Beltrami segna gol Beltrami, ammonizione per Racalbuto
esce Racalbuta ed entra Bosniak. Esce Gherardi ed entra Argentin. 7-6 per gli ospiti, per Carpi. Pochissimi gol del Bologna, Rico. Troppo pochi. Bologna è il miglior attacco del girone, viaggia una media di oltre 30 reti a partita. Tra pochissimo Beppe Tedesco, Bonassi a parte, avrà fatto entrare tutti i giocatori a propria disposizione. Savini va a cercare di dialogare con Bosniak. Bosniak mette il pallone sotto le gambe a Turini. Se c'è un giocatore che si è studiata questa partita, credo sia Tomislav Bosniak. Molto bravo. Ottimo anche l'ingresso in campo di Argentin. Adesso Bologna alza il muro in difesa. Sì, 7 pari. Bosniak con uno dei suoi colpi preferiti, tiro in sottomano dalla parte centrale, segna, ma c'è un gol di Vito Vaccaro dopo un 1-1. Vito Vaccaro, ex ala sinistra della nazionale italiana. Qui c'era un fallo a favore del Bologna non fischiato. E intanto contropiede per Beltrami, para Michele Rossi. Hanno dormito un po' gli arbitri, perché il fallo su Argentin c'era sicuramente. Esce Pedretti ed entra Giacomo Santolero. Ed è Bologna con Savini. Ancora Bosniak, Savini, perde palla Cimatti perché scivola, tante palle perse, tante imprecisioni fan sì che Carpi conduce 8-7. Kovacevic che con girella segna ed è il primo doppio vantaggio per Carpi. Enrico, cosa dici? Soffre il Capri Bologna? Ma io credo soffra l'atteggiamento. Carpi è venuta qui a fare una buona partita, una partita maschia senza lesinare energie. Bologna invece ha iniziato la gara con la supponenza di chi ha già forte della qualificazione in tasca, senza probabilmente contare che Carpi è una squadra viva, è una squadra che ha delle ottime individualità e soprattutto tanta esperienza nei giocatori più importanti. Argentin subisce fallo da Vito Vaccaro, questa è la differenza. I giocatori di Carpi le mani addosso, le mettono addosso e non hanno paura di farlo perché la pallamano prevede questa tipologia di difesa. Il Bologna invece non lo fa mai. La palla per Savini, ancora Argentin cerca di trovare un varco, Argentin manca la porta, c'è la chiamata di 9 metri. Altra cosa sono le continue proteste da parte della panchina di Carpi, gli arbitri non stanno arbitrando malissimo ma sembra che abbiano comunque un minimo di mancanza di tranquillità. Bravo Pasini qui che va a mettere dentro il gol dell'8-9, paradossalmente, ma non è un paradosso, Cimatti e Pasini, due più giovani in questo momento in campo assieme a Savini, stanno tenendo in piedi a livello realizzativo Bologna. Ma guarda, Pasini è un ragazzo che dall'ala difficilmente sbaglia e ha avuto l'opportunità, giusto spazio per andare a tirare, non si è fatto pregare, ha fatto gol sotto le gambe del portiere, benissimo. Cimatti ha fatto un bel contropiede, ha fatto gol, poi è stato sfortunato perché è scivolato, quindi sono sicuramente due ragazzi da promettenti, da tenere d'occhio. E quindi adesso Bologna che segna 8 gol contro i 9 del Carpi. Buono il tiro di Vaccaro, ma buonissima la parata di Michele Rossi che lancia in contropiede Cimatti, ma un po' il lancio un po' che non era preciso e la ricezione altrettanto non precisa fan sì che il Carpi risegna gol con Ceccarini. Penso che abbia preso un colpo in faccia da Ceccarini Santolero, Santolero, Giacomo Santolero ci ha abituato che è veramente uno che non molla mai, infatti nonostante il colpo forte si è ripreso, si è alzato e adesso ritorna a giocare. Esce Argentin ed entra Bonassi che fa il suo ingresso in campo. Ci sono un po' di polemiche con gli arbitri da parte dei ragazzi del Bologna che
riprende il gioco, 22-35 giocati, 10-8 per Carpi. Enrico. Il pugno di Beltrami è stato abbastanza evidente, è incredibile come gli arbitri non l'abbiano visto. Santolero non deve parlare con Beltrami, Beltrami è un provocatore, deve pensare a giocare. Santolero così come Bologna, Carpi anche all'andata ha vinto con quest'arma, la sta riproponendo a Bologna. Bologna deve essere brava a non cadere in questo tranello. Bella palla di Bonassi per Pasini, rifiuta l'attacco, Bonassi non si attenta a tirare, allora ci prova Bosniak ad andare via in uno contro uno su Malagola, segna una rete clamorosa e finalmente arriva un due minuti anche per Carpi. Forse Malagola, che era quello che aveva fatto meno azioni violente rispetto ad altri. Sì, comunque assolutamente meritati i due minuti di Malagola, perché ha fatto un brutto fallo mentre già il giocatore Bosniak era in volo, quindi giusti i due minuti, ma giusto anche gli arbitri nel convalidare il gol di Bosniak e non fischiare i 7 metri. Forse altri arbitri avrebbero fischiato i 7 metri. E comunque è stato un bruttissimo gesto di Beltrami prima nei confronti di Santolero, ma Beltrami ho già visto tante volte fare in questo, comportarsi in questo modo. E comunque Enrico ha detto una cosa giusta, è un provocatore, è uno che gioca sempre al limite e spesso oltre il limite. Nezirevic che si arrabbia con gli arbitri, si arrabbia con gli arbitri perché pretende un due minuti, un'espulsione di 2 minuti nei confronti di Savini. Gli arbitri non hanno visto nulla, chiamano solo alla calma. 9 Bologna, 10 Carpi, 23-37 giocati. Bisogna stare calmi, Enrico. Assolutamente sì, perché bisogna giocare a pallamano. L'invito, quello degli avversari, è a fare un'altra tipologia di pratica. Bologna deve stare tranquilla, deve probabilmente accettare la sfida, ma deve pensare a giocare a pallamano. Quando si gioca a pallamano, Bologna ha dimostrato in questo girone di non avere grossi rivali, e questo credo sia la giusta maniera di affrontare questo match, che comunque, al di là di quelle che sono la posta in palio in classifica, ci sta comunque facendo divertire, in quanto molto molto sentito. Kovacevic va a cercare la penetrazione, molto bravo Argentin che è entrato benissimo in partita, Santilli va a scaricare per Kovacevic, la palla bassa, anche in questo caso probabilmente poteva esserci una chiamata, la palla è per Beltrami, qui la difesa di Carpi ha dormito, perché il Carpi poteva fare solo quello. Molto bravo invece Beltrami a prendere lo spazio, a ricavarsi la possibilità di andare al tiro e a battere Rossi, che, lo ripetiamo, sta tenendo in partita Bologna, perché la difesa della formazione rosso-blu sta concedendo tutto quello che Carpi può mettere in campo, i tiri di Kovacevic e la fisicità di Beltrami. Sì, Vaccaro ha fatto una cosa molto intelligente, Cimatti che prende la traversa su assist di Savini, la palla va fuori. Dicevo che Vaccaro, da giocatore intelligente qual è, con la difesa ben schierata su Beltrami, poteva fare soltanto una cosa, quella di dare la palla veramente alta, tipo a palombella, a Beltrami, che è un ragazzo alto oltre 2 metri, e quindi ha fatto gol Beltrami. Qui c'è un tiro di Kovacic fuori dalla porta, Savini per Cimatti, Argentin che segna finalmente il suo primo gol e accorcia le distanze, 11-10 per Carpi, 25 minuti e 5 secondi giocati. È arrivato in velocità in seconda fase, non si è lasciato, non ha pensato a niente, si è alzato dai 9 metri, ha tirato e ha fatto gol Argentin. Vaccaro uno contro uno con Giacomo Santolero, che comunque non gli molla neanche un centimetro. Kovacevic che si lancia ancora per Ceccarini, Vito Vaccaro che prova ma fa blocco irregolare Beltrami, dopo che Vaccaro si era liberato con l'uno contro uno e aveva anche segnato, ed è Bosniak che segna il suo quarto gol con sicurezza e ritorna a Bologna a essere pari, 11 pari, 21-51 giocati. Ha recuperato lo svantaggio doppio Bologna, adesso pareggio, adesso vediamo un pochino se riuscirà ad andare in vantaggio. Mai andato in vantaggio Bologna in questa partita, sarebbe importante mettere a segno un'altra difesa, molto brava qui Argentina e Savini, molto bravi, molto completi come difesa su Kovacevic, che sta trovando le prime problematicità nel trovare spazi di tiro, allarga su Ceccarini, si invertono i due,
tra ruolo di centrale e di terzino. Altro sfondamento, bravissimo Tomislav Bosniak, sta salendo in cattedra il giocatore di Bologna, è questo che ci aspettiamo da lui. Adesso la palla in mano del più uno, c'è la Bologna. Intelligente Bosniak, e ancora va al tiro ma sbaglia, il portiere para, Turini, che sta facendo una buonissima prestazione stasera. Dicevo, era stato intelligentissimo Bosniak nel prendere quello sfondo da Ceccarini, ma dopo forse ha affrettato un po' troppo il tiro, non c'era bisogno di andare così troppo presto, infatti ha tirato da una posizione molto decentrata. Adesso Carpi ha la palla in mano, in possesso, per poter andare in vantaggio di nuovo. Vito Vaccaro che sta giocando nella posizione di terzino sinistro, per Kovacevic, ancora per Ceccarini, Ceccarini per Kovacevic che tira e segna un bel gol, doppio appoggio di Kovacevic ed è il quinto gol. Tira Santolero ma il portiere ancora, Turini, para, era una buonissima seconda fase, anzi no, era una rimessa veloce. Non riusciamo a far gol a questo portiere, è un fenomeno. No, molto bravo, Turini è veramente un gran portiere, sa coprire bene gli spazi della porta, è molto longilineo ma riesce a coprire bene anche gli angoli, è veramente un gran bel portiere. Ma Carpi in generale ha sempre avuto dei gran portieri, ha avuto Michele Rossi, ha avuto Pierluigi Di Marcello, ha avuto Jan Jurina, ha avuto Baschieri, insomma parliamo veramente di grandi portieri. Anche Turini sta rispettando questa tradizione. Qui si addormenta la difesa di Bologna, ancora una volta Beltrami va a nozze. Questo è anche un test verso la Coppa Italia, incontreremo grandi pivot, Basic, Iner Ebner e poi ancora Maione. Se questa dovesse essere la difesa, Bologna farà veramente tanta fatica. Sì, di nuovo doppio vantaggio per Carpi, Bologna con due tiri sbagliati, uno di Bosniak e uno di Santolero, è ritornato in doppio svantaggio e c'è un gol di Savini, bel gol all'incrocio dei pali, è il suo primo gol, accorcia le distanze, 13-12, 1 minuto e 15 secondi da giocare. La panchina del Bologna incita i ragazzi, i compagni, 13-12. Vaccaro ancora, viene formato da Giacomo Santolero, 9 metri per Carpi, Beltrami rimette in gioco, gli arbitri, visto che non hanno, che i giocatori del Carpi non hanno rispettato la posizione dei 9 metri, lo rifanno ribattere. Ceccarini, Vito Vaccaro, ancora Ceccarini, ancora Kovacevic, ruba palla Pasini, si lancia in contropiede, dai e vai con Cimatti, tira Pasini in contropiede e segna il suo secondo gol e ripareggia, 13 pari. 27 secondi alla fine, 13 pari, Carpi ha l'opportunità di andare negli spogliatoi in vantaggio, vediamo, Ceccarini, incrocio con Vito Vaccaro, ancora Kovacevic, che dico nel corso del primo tempo ha tirato tante volte, ha fatto vero 5 gol ma avrà tirato almeno 11-12 volte, palla persa del Carpi, 5 secondi alla fine, contropiede per Cimatti, non riesce il passaggio al volo per Pasini, 13 pari, finisce il primo tempo, a risentirci tra circa 15 minuti. Thank you.
È ricominciato il secondo tempo qui alla palestra di Castenaso di Bologna, un primo tempo che si era concluso sul 13 pari, due squadre molto nervose, Carpi l'ha buttata ovviamente sul fisico, Bologna invece è riuscita a rimanere a contatto nonostante non sia mai riuscita a mettere il naso avanti. Un dato da sovvertire, non ci sono grossi cambiamenti, rossi per Bologna in campo, Cimatti, Santolero, Argentin, Savini, Bosniak e Pasini. Per quanto riguarda Carpi invece c'è davanti a Turini, Santilli, Kovacevic, Beltrami, Vaccaro, Chere e Ceccarini. Mi aspetto una reazione dalla capolista. E Turini in porta per il Carpi. Hanno praticamente, per Carpi hanno giocato sempre gli stessi uomini, tranne un ingresso molto veloce di Malagola, che aveva preso due minuti nel secondo tempo e dopo poco è uscito. Quindi Carpi sempre gli stessi uomini, Bologna invece che ha fatto ruotare tutti e 14 i giocatori tranne Leban. Ed è un bel tiro di Kovacevic, ma un'altrettanta bella parata di Rossi. Bosniak che si lancia in seconda fase, viene bloccato, e 9 metri per Bologna. Santolero che rimette in gioco, Carpi per Argentin e Bosniak per Argentin, ancora per Savini. Molto pubblico qui alla palestra, al palazzetto dello sport di Castenaso. Savini, uno contro uno per Argentin, ancora uno contro uno, va a dar palla a Cimatti, ma niente di che. Bosnia che prova ancora l'uno contro uno, ma a mio parere erano 7 metri. Io ho visto agli ultimi europei, anzi in questi europei che si stanno giocando, che un difensore con mezzo piede dentro è subito sanzionato con il 7 metri, e qua il giocatore aveva entrambi i piedi dentro, mezzo metro dentro, né niente. Savini per Bosniak, ancora per Pasini che questa volta sbaglia il tiro dall'ala sinistra, e il punteggio rimane 13 pari dopo 2 minuti e 9 secondi giocati. Vaccaro ancora per Ceccarini che tira, ma stavolta l'invasione del difensore Bosniak, gli arbitri lo vedono e quindi fischiano un 7 metri per Carpi. Si appresta a tirarlo Vito Vaccaro. Specialista Vito Vaccaro, cambia in porta per il Bologna United. Dentro Alessandro Leban, fuori Michele Rossi, una delle poche note costantemente positive nell'arco di questa giornata. Pronto dal disco dei 7, Vito Vaccaro, giocatore davvero dalle grandi percentuali, soprattutto a cronometro fermo. Arriva il fischio degli arbitri, Leban non anticipa la parata, ma Vaccaro è molto bravo a far ruotare il pallone, intanto che bacia a terra e a mettere dentro il nuovo vantaggio di Carpi sul 14-13. Savini per Bosniak, Bosniak va a cercare una soluzione, trova un gol meraviglioso. Tomislav Bosniak sta tenendo in piedi il Bologna contro un Carpi che qui a Bologna sta facendo vedere comunque di non essere squadra di bassa classifica. Ha sfruttato tutto il suo peso fisico Bosniak per trafiggere il portiere. Sotto fallo era tenuto da due giocatori del Carpi, è riuscito lo stesso a tirare con una potenza veramente inaudita e ha trafitto il portiere. E intanto Vito Vaccaro, un uno contro uno su Luca Cimatti, e preso irregolarmente da Cimatti, 7 metri ancora per Carpi. È il terzo tiro dai 7 metri che si appresta a tirare Vito Vaccaro, gli altri due li ha segnati, vediamo con il terzo. C'è chi dice che non c'è 2 senza 3, noi speriamo appunto che non ci sia il 2 senza 3. 14 pari qui a Castenaso, è un palazzetto che è rimasto molto stupito questa sera da un Bologna che fino a questo momento accetta semplicemente di rimanere la partita, ma non di farla. La partita è sempre in mano a Carpi per il momento. Auspichiamo che in questa ripresa ci sia una inversione, Vaccaro metta a segno un'altra rete. Personalmente lo trovo un giocatore veramente straordinario per questa pallamano, un giocatore terribilmente pratico in difesa, ma soprattutto molto molto incisivo quando ha il pallone fra i polpastrelli. Bosniak continua a puntare Kovacevic, è forse il meno mobile in difesa, prova a giocare sempre l'uno contro uno, c'è una palla persa di Savini, Santilli in contropiede e segna Santilli a Michele Rossi, brutta palla persa da parte di Savini che ha concesso al Carpi il contropiede ed è di nuovo doppio vantaggio per
Carpi dopo 4 minuti giocati. Deve eliminare queste palle perse Bologna se vuole portare a casa la partita. Savini per Argentin che va in doppio pivot per Bosniak, ancora per Argentin, brutto il passaggio di Bosniak, brutta la ricezione di Argentin, palla ancora persa del Bologna, troppe palle perse, non si capisce. Bologna deve registrare qualche cosa e Carpi ha l'opportunità ancora di addirittura andare sul triplo vantaggio. Kovacevic per Vito Vaccaro che gioca nella posizione di terzino sinistro, ancora Kovacevic per Vito Vaccaro, per Ceccarini, per Santilli, tutto molto veloce ma lo spazio non c'è per andare al tiro perché la difesa è molto attenta del Bologna. Prova a trovare spazio Ceccarini ma viene fermato da Savini. Kovacevic che prova a lanciarsi ma non ci riesce, c'è passivo degli arbitri. Santilli che viene parato dalla sua posizione migliore che è l'ala destra e va in contropiede Cimatti e segna Cimatti, da un eventuale più 3 per Carpi al meno 1 del Bologna, 16 a 15 dopo 5 minuti e 33 secondi giocati. Io Gianni non riesco a capire perché Bologna non riesca a giocare questa pallamano, a far correre Carpi. Bologna in questo momento sta accettando di camminare in campo. Carpi ovviamente non ha rotazione in panchina, quindi deve sperare ovviamente che il ritmo della partita resti questo, e con questo ritmo di partita ha i giocatori per poter provare a star davanti e ci sta riuscendo, come in questo caso con Beltrami che trova il nuovo più 2. Bologna se non si mette a correre in contropiede e smette di forzare tiri farà fatica anche stasera. Ma sì, deve sfruttare ogni possibilità di andare in velocità, deve stancare questi 7 uomini, questi 6 uomini perché giocano sempre loro del Carpi, deve giocare in seconda fase, deve giocare in contropiede, deve fare la rimessa veloce da centrocampo, deve giocare in velocità a difesa schierata, deve proprio sempre giocare in velocità e se farà così negli ultimi 10 minuti vedremo sicuramente un crollo da parte del Carpi. Ma intanto c'è un'altra palla persa tra Bosniak e Argentin. Non è possibile, non è possibile. Altra palla persa, non si intendono stasera questi due ragazzi del Bologna. E intanto Beppe si fa scaldare Garau e Bonassi. Vediamo un po' chi tirerà giù. E intanto Carpi attacca Vito Vaccaro per Chere, che ha l'ala sinistra. Beltrami che esce da pivot per ricevere palla, ridalla Ceccarini. Kovacevic che prova a lanciarsi. Niente, Vito Vaccaro che prova sempre a cercare Beltrami, che è un ragazzo alto 2 metri, un pivot alto 2 metri. In questo caso la difesa del Bologna riesce a coprire bene i 2 metri di questo giocatore. Santilli, passivo per Carpi, Kovacevic che tira e segna. Segna al limite del passivo Kovacevic e il suo 6° gol. E adesso sono problemi, meno 3 è il massimo svantaggio di Bologna su Carpi, che sta facendo la propria partita e devo dire nel secondo tempo sta gestendo quanto di buono fatto nella ripresa con un break di più 3. Adesso Bologna deve cercare di ridurre le distanze, ma vedo i giocatori di Beppe Tedesco veramente fiacchi sulle gambe, poco volenterosi anche nell'andare a cercare il contrasto. Tira tutto braccio Argentin, palla sopra la traversa, adesso sono problemi, palla in mano a Carpi per il più 4. Sì, secondo me stasera Argentino non è ancora entrato in partita e che dire, farebbe probabilmente meglio a cambiarlo, a sostituirlo, a farlo ricaricare un attimo, resettare ciò che ha fatto fino adesso e poi magari rimetterlo in campo, però non è l'Argentin che conosciamo. Ed è Vito Vaccaro in posizione centrale per Kovacevic, per Santilli che fa invasione bene per il Bologna, che va in seconda fase con Argentin che si lancia, tira e segna. Questa volta ha fatto una buona cosa Argentin, in grande velocità accorcia le distanze, 16 a 18 per Carpi. Speriamo che questo gol lo ricarichi. Intanto esce Bosniak ed entra Bonassi. Forse le palle perse in precedenza tra Argentina e Bosniak che era un po' forse più colpa di Argentina,
a mio parere, perché Bonsa stasera l'ho visto molto motivato. Intanto c'è una palla persa del Carpi, Cimatti che si invola in contropiede, se tira, ma il portiere Turini para. Non è stato un gran tiro di Cimatti, poteva piazzarla meglio, il portiere è stato bravo a non abbassarsi, a rimanere sulle gambe ben in alto ed è riuscito a parare il tiro di Cimatti. Ancora Ceccarini per Kovacevic, per Vito Vaccaro che prova a sfondare la difesa da sinistra verso destra, tira Kovacevic e tira fuori, tanti tiri sbagliati di Kovacevic e Bologna di nuovo va in seconda fase. Poca lucidità in cabina di playmaking, forse un paio di minuti anche per Savini non farebbero male. Bellissima palla qui di Savini per Cimatti che la mette sopra la testa di Turini. È ora di andare a prendere Carpi, 18-17, vantaggio Carpi, ma Bologna è in partita e i cambi in questo momento, Garau e Bonassi, stanno pagando. Time out Carpi. Io devo fare un plauso a Savini perché era in piena velocità, tutti si aspettavano il tiro di Savini dalla posizione centrale, gli usciva il difensore e lui all'ultimo momento dava una palla smarcante a Cimatti e Cimatti libero con un'autostrada andava a segnare il 17° gol per Bologna, parziale di 2-0, riavvicina Bologna il gol di Cimatti al Carpi, 18-17 ancora per Carpi dopo 10 minuti e 9 secondi giocati. E adesso Bologna lo vedo un po' meglio, sono bastate due scintille veramente, il gol di Argentin e il gol di Cimatti, Bologna di nuovo in grande partita, in grande spolvero, tant'è che Nedzirević ha dovuto chiamare il time out perché negli ultimi 4 attacchi 4 palle perse, 2 tiri sbagliati da parte del Carpi, non ne aveva approfittato nelle prime 2 occasioni Bologna, ma nelle seconde 2 con Argentina e con Cimatti ha accorciato le distanze. 18-17, riprende il gioco agli ordini di Amendolagine e Potenza, gli arbitri dell'incontro. Fuori Cimatti, dentro Kevin De Notaris, adesso Kevin deve provare a fare la differenza. Un brutto primo tempo, anche se è riuscito a trovare il primo gol in maglia rosso-blu dal suo ritorno. Questo è il momento di trovare la parità, consolidare la parità, ma soprattutto provare a mettere il naso avanti. 11 minuti nella ripresa, avanti Carpi più 1, 18-17. Kovacevic prova ad andare a puntare. Vaccaro, la palla arriva a Ceccarini, non una bella palla ma riesce a trattenerla Vito Vaccaro, prova a trovare il modo di smarcare Kovacevic, la murata da parte della difesa, ma forse c'è stato anche il tocco da parte del portiere. Sì, no, secondo me no, c'è stato una deviazione della difesa, io non ho visto, ed è Argentin che segna, si è svegliato Argentin probabilmente, si è svegliato e pareggia Bologna, 18 pari, parziale di 3-0, si è svegliato Bologna, si è svegliato Argentin. Dopo 11 minuti e 9 secondi dall'inizio del secondo tempo, Bologna pareggia, 18 pari, palla persa del Carpi, recuperata da Garau ed è Bologna che si lancia con Bonassi, Argentin ferma il gioco, ci vuole pensare, Bologna adesso con attacco organizzato prova a superare la difesa del Carpi. Quella scintilla è stata importante di Cimatti e di Argentin. Bologna sembra ritornato ad essere lo squadrone che il mondo tremare fa, come era il vecchio Bologna del calcio. Questo non è però l'atteggiamento che porterà Bologna lontana in Coppa Italia. Queste sono le difese, come quella di Vito Vaccaro. Così si difende a questi livelli. Bologna deve imparare molto da questa partita, comunque vada a finire. Si difende come sta facendo Carpi ad alti livelli, non staccati, non distanti. E quando c'è da mettere la mano la si mette. Kovacevic fuori su Bonassi, non si muove Santolero. Ci gioca ancora con il pallone Bologna, non c'è chiamata di passivo. Savini per Bonassi, si muove male la difesa di Carpi ma riesce a mantenere l'equilibrio, la palla per De Notaris, palla del vantaggio, è il primo vantaggio di Bologna. Adesso bisogna stare concentrati, non bisogna perdere la calma ma bisogna cominciare ad alzare i ritmi. Ed è primo vantaggio assoluto della partita dopo 12 minuti e 30 secondi giocati del secondo tempo da parte del Bologna.
c'è un altro tiro e una grande parata di Michele Rossi da parte di Vito Vaccaro. Il tiro era di Vito Vaccaro e Bologna che ritorna in attacco. Io vedo un Bologna veramente, viene fermato il gioco per far pulire il pallone. Io vedo un Bologna di nuovo motivato, un Bologna che è stato, non dico a dormire, ma quasi in una sonnolenza, diciamo, il primo tempo e 5 minuti del secondo tempo. Poi adesso Bologna si è svegliato, Bologna sta giocando come deve ed è il Bologna che conosciamo, è il Bologna che ha vinto tutte le partite fino adesso tranne quella con Carpi. Vediamo Savini che orchestra per l'attacco. Bonassi sposta il pivot tra primo e secondo della difesa, doppio pivot, va ancora Garau che prova a tirare ma viene deviato dall'ottimo muro del Carpi, il tiro di Bonassi e va in angolo. De Notaris rimette in gioco Savini, Bonassi ancora viene fermato da Vaccaro che sta facendo questa difesa aggressiva su Savini, è una difesa 3-2-1 a tratti con una 5-1 ed è Savini 1 contro 1, tira Savini e segna un bel gol in sottomano, doppio vantaggio per Bologna 20-18. Bologna speriamo prenda il largo, ci sono le premesse da 18-15, parziale di 5-0 per Bologna. Se Savini impara a mettere le mani addosso tanto quanto gliele mettono gli avversari, diventa un giocatore che non c'entra nulla con il campionato italiano. Intanto ci trascina sul più 2 Carpi, prova a rimanere in partita, è nervoso anche Kovacevic, brutta palla filtrante, c'è spazio per una seconda fase di Bologna con Bonassi che non deve accelerare troppo, la palla per Argentin, tutto chiuso, Savini cerca lo spazio, va dentro, prende il pallo e c'è finalmente un 7 metri anche per Bologna e c'è un 2 minuti per Santilli per la spinta su Savini quando era già in tuffo. Il pallone verrà probabilmente scoccato in porta da Bonassi che deve provare a sbloccarsi. 20-18, rigore per il Bologna. Rigore per il Bologna, si asciuga il campo prima del tiro di Bonassi. Bonassi contro Turrini, potrebbe essere il parziale di 6-0 se dovesse segnare Bonassi. Portiere Turrini che ha fatto vedere fino adesso ottime parate. Fischio dell'arbitro. Parziale di 6-0. 21-18 per Bologna. Bonassi che segna il suo primo gol su rigore. Ha trafitto il portiere proprio sopra la traversa, sopra la testa, voglio dire, tra la testa e la traversa. Kovacevic ha perso tanti palloni fino adesso Carpi. Vito Vaccaro che prova a tirare, parata di Michele Rossi, un po' forzato il tiro di Vito Vaccaro, deve spingere il Bologna, non deve andare al ritmo del Carpi. Ed è Garau che si fa parare il tiro dall'ala, un tiro abbastanza facile con tanto spazio. Turini è proprio bravo, copre bene la porta, non alza mai la gamba prima del tiro, non dà vantaggi all'attaccante. Questa è una menzione di merito anche per Bonassi che è riuscito a un portiere di 2 metri a mettere il pallone fra la clavicola e la testa, mettendolo sotto all'incrocio. Gran rigore, più 3 Bologna, palla in mano Carpi, non bisogna assolutamente subire il gol in questa situazione. Adesso la difesa di Bologna sta facendo grandi cose su Kovacevic e Garau va a negare la volante a Carpi. Grande difesa di Bologna, grande Sebastiano Garau, la palla per Bonassi che la restituisce a Garau che non riesce a trovare il gol e questa è una situazione di difficoltà. Bonassi ha voluto restituire il favore, io francamente sono d'accordo con Bonassi. No, io da allenatore no, Enrico, perché Bonassi aveva tutto lo spazio possibile ed è meglio un tiro dalla posizione centrale che non decentrata dall'ala. Sicuramente aveva tutto lo spazio, Bonassi doveva andare a segnare, basta. Ma Bologna non deve permettersi di rallentare il ritmo, deve andare ancora veloce, deve ammazzare la partita. 21-18 dopo 16 minuti e 27 secondi giocati nel secondo tempo. Buona la difesa del Bologna fino adesso,
Bonassi e Argentine hanno fermato Malagola, che sta giocando al posto di Beltrami in posizione di pivot. E intanto c'è un tempo chiamato dagli arbitri per il pavimento bagnato. Si arrabbia Nezirevic perché Malagola nel frattempo aveva servito Santilli all'ala destra, che aveva spazio per andare a tirare, ma probabilmente Nezirevic non si era accorto che gli arbitri avevano già fermato il gioco per far asciugare il campo. L'inserviente sta uscendo in questo momento. Il gioco riprende, 21-18 per Bologna. Malagola per Ceccarini, per Vaccaro. Stanno sia Ceccarini che Vito Vaccaro in questa squadra, occupano posizioni in cui non hanno mai, avevano mai giocato. Vaccaro terzino sinistro ed è sempre stato un'ala sinistra pura, e anche Ceccarini nella posizione centrale, anche lui è sempre stato un'ala destra pura. E intanto c'è un tiro di Kovacevic che va fuori e Bologna che va in attacco. Argentin che tira ma viene parata ancora da Urrini. Ha tirato un po' forse da troppo lontano. Sì, lontano, poi con comunque un coefficiente di difficoltà elevato. Carpi invece adesso prova a distendersi e ferma a quota 18 ormai da 5 minuti. A suon di reti Bologna è andata avanti. Tuttavia il più 3 non è un parziale di assoluta sicurezza. Pase del palo per Kovacevic, sfortunato. Tiene il pallone in campo Santilli. Extra possesso per Carpi con Ceccarini. Allarga per Vaccaro. Tutto libero. Va a mettere dentro il gol del meno 2. Resta a terra Vito Vaccaro. 21-19. 21-19 e 2 minuti anche per inflitti a Santolero. Quindi Bologna che giocherà con un uomo in meno i prossimi 2 minuti. Torna Savini, è venuto a prendere un po' di pece e ritorna in campo. Si sta scaldando Gherardi dietro la panchina. Bonassi nella posizione di centrale, Savini al terzino sinistro. Stanno giocando Bologna senza pivot in questo momento. Vediamo cosa farà Bologna. Cambio di posto tra Bonassi e Savini. Argentin per Savini, che viene quasi strangolato da Beltrami. Non è nuovo Beltrami a queste cose. Viene poi, riceve poi fallo ancora da Vito Vaccaro. Savini, io capisco che per loro la posta è molto in palio, è molto grande la posta in palio, però questi falli veramente non si devono vedere nella palamano. Intanto gli arbitri comunque non hanno inflitto nessuna espulsione al Carpi. Uno contro uno di Savini per Bonassi, che prova a liberarsi anche lui da Vito Vaccaro ma non riesce. Savini, Argentin passivo, tira Savini in sottomano e fa un bellissimo gol, ed è il suo terzo gol. 22-19 dopo 18 minuti e 59 secondi giocati. Tutti questi colpi Savini deve ricordarli molto bene. Qui Vaccaro ha ecceduto, ha dato un pugno in gola a Savini cadendo, ma Giacomo deve crescere, deve imparare anche da queste partite, perché a certi livelli purtroppo, anche se non è corretto, si difende così. È riuscito Savini a fare gol alla sua squadra. Grande parata di Michele Rossi, ancora Kovacevic. Io ho l'impressione che Kovacevic non ne abbia più fisicamente, Enrico. No, è che ha cominciato a parare Rossi, adesso non si passa più. 22-19, palla del più 4 per Bologna, adesso va messa dentro a tutti i costi questo pallone. Molto bene Bonassi, è entrato perfettamente in questa partita. Time out chiesto da Beppe Tedesco. Ci sta, è giusto, siamo ancora con un uomo in meno e questo è il momento importante. Ancora 10 minuti e 14 secondi da giocare. 22-19 per Bologna. Io penso che Bologna adesso, per il Bologna adesso è arrivato il momento di spingere e di aumentare il vantaggio. Ha le possibilità di poterlo fare.
vedo il Carpi un po' in debito di ossigeno, ed è vero che stanno giocando sempre gli stessi uomini, hanno fatto solo un cambio, la panchina comunque del Carpi è molto corta. Forse Leonesi potrebbe entrare un po' in campo, che è un giovane abbastanza promettente. Cosa dice Enrico? La gestione di Carpi di quest'anno anche degli uomini è stata totalmente inconcepibile, perché i giovani ragazzi bravi che tra l'altro c'erano con aggregati alla prima squadra, non bisogna dimenticare che Carpi l'anno scorso con i propri under 15 si è laureata vice campione d'Italia, quindi c'era comunque una cantera importante, pochissimo è stato valorizzato, è stato preso quasi tutto da fuori e ancora una volta è stata forse un'occasione persa per magari fare un po' come a Romagna, ripartire con un progetto fatto di giovani, ma giovani nostrani. E intanto è rientrato il settimo uomo per Bologna, che è Pedretti, è entrato in campo anche Gherardi e anche sì, Gherardi. Tiro dall'ala di Bosniak, dall'ala sinistra, e segna anche dall'ala sinistra Bosniak il suo sesto gol, ed è massimo vantaggio per Bologna, 23-19. Sono i minuti più importanti questi della partita. Campo bagnato, si chiama dentro l'inserviente per asciugare. Forse c'era, anzi diciamo che Nezirevic, allenatore del Carpi, recrimina per un 7 metri non dato sull'uno contro uno di Vito Vaccaro. Può darsi avesse ragione, e comunque si riprende con un 9 metri. Asciugato il campo, Potenza e Amendolagine, gli arbitri dell'incontro, fanno ripartire il gioco. Ceccarini, Kovacevic, Vaccaro, Santilli, ancora Kovacevic che incrocia per Vito Vaccaro, ancora Kovacevic, Santilli che tira, ma tira fuori, ma riceve fallo da Argentin. 9 metri fischiati un po' così dagli arbitri, secondo me non c'era niente. Kovacevic ancora, Vaccaro. È un gioco in attacco molto lento questo del Carpi, perché denota effettivamente stanchezza da parte dei giocatori, e c'è un rigore dato, concesso per Carpi. Lo ha preso Ceccarini, protesta la panchina del Bologna perché a loro parere non c'erano gli estremi dei 7 metri. Esce Michele Rossi ed entra Alessandro Leban, 23-19, 21-21 giocati. Sì, un rigore del quale probabilmente anche Carpi non si aspettava il fischio. Va di nuovo Vaccaro sul disco dei 7, ribadiamo, giocatore mortificante dalla linea, dall'attacca dei 7 contro Leban, palla sotto la traversa, un rigore splendido da parte di Vito Vaccaro che tiene in partita Carpi, che resta sul meno 3-8 da giocare. 4-4 ai rigori da parte di Vito Vaccaro, e poi due gol su azione, quindi 6 gol per Vito Vaccaro. Argentin per Savini, per Gherardi, ancora Argentin, Savini, Pedretti, ancora Gherardi, uno contro uno, scarica, tira e segna Gherardi, un tiro ancora una volta forzato ma che va dentro, e quindi ancora gol per Bologna, 24-20, palla persa da Carpi e Bologna va di nuovo in attacco. Savini per Gherardi, ricordiamo che se dovesse finire con la vittoria del Bologna, il Bologna sarebbe matematicamente primo in classifica e potrebbe disputare playoff e Final Eight. C'è un altro gol di Gherardi, Final Eight di Coppa Italia e playoff da prima classificata del girone B. 25-20 il punteggio. Ha preso in largo il Bologna. C'è un frastuono incredibile qui al palazzetto e c'è gol di Kovacevic.
25-21, settimo gol per Kovacevic. Gherardi che ancora è impazzito, Gherardi segna ed è il terzo gol consecutivo, 26-21. Ancora Kovacevic che tira, para Michele Rossi, contropiede per Bologna, perde palla per scivolata di Kevin, ma non si capisce il perché si era ritirato subito, non ha fatto sicuramente infrazione di passi. Si lamenta il pubblico, si lamentano i giocatori del Bologna, comunque va bene così, 26-21, più 5 Bologna a 6 minuti e poco più di 10 secondi da giocare. E io passo il microfono a Enrico. Intanto ancora parata di Michele Rossi sul tiro di Kovacevic. Bologna il portiere più forte del girone, la palla per Pedretti, para Turini, questa era la possibilità del definitivo match point. Peccato, c'è il contropiede di Carpi, Beltrami, Argentin, il contropiede per Bosniak solo davanti a Turini, palla dentro, 27-21, palla persa, standing ovation a 5 dalla fine, Bologna mette la freccia, ma è grande merito di Michele Rossi, un portiere straordinario. E non può che non chiamare il time out Nedzirevic, il pubblico impazzisce per il Bologna, per i suoi beniamini, 27-21, 5 minuti e 23 secondi da giocare, una grande palla a mano, l'avevo detto, deve continuare a giocare in velocità il Bologna, deve prendere il largo, il Carpi non ne ha più e lo denotano i tanti tiri sbagliati, tanti passaggi dei ragazzi del Carpi. Bologna ha la vittoria in pugno, poco più di 5 minuti da giocare. Enrico, non sbaglia un colpo il Bologna? No, da rivedere molto anche i primi 20 minuti di partita, poi dal 40esimo è scoccato qualcosa nella testa dei ragazzi di coach Beppe Tedesco, forse l'amarezza della sconfitta all'andata, la prima vittoria di Carpi in campionato, la prima sconfitta di questo Bologna che questo campo lo vuole tenere intonso perlomeno fino all'arrivo alla seconda fase. Sì, ha sempre vinto sul proprio campo il Bologna, tranne un pareggio, anzi no, scusatemi, due pareggi, la prima del girone di andata con l'Oriago Padova e la seconda col Tavernelle, grande carattere anche in quella partita, perché dal meno 4 gol a 5 minuti dalla fine è riuscita a pareggiare e avere avuto anche la palla per segnare il vantaggio, comunque pareggio. Quindi Bologna ha un campionato fino adesso, una regular season da incorniciare. Altra palla persa per Bologna, Gherardi va in contropiede e parata di Turini. In questo caso Gherardi doveva aspettare, stare in volo, guardare il portiere e poi piazzare, invece ha tirato subito, un errore ci sta, ma che un giocatore dell'esperienza di Gherardi non deve commettere. Sarebbe stato il quarto gol di fila di Gherardi, l'ha piazzato lui il break spaccando in due la difesa di Carpi, ha una capacità di stare in volo che manda fuori tempo anche i difensori più alti, peccato perché questo era un contropiede aperto. 4 minuti e mezzo al termine, Carpi manovra con palla in mano, deve cercare il gol per tenere aperta la speranza. Vaccaro cambia lato, non attacca Santilli, che difesa che sta facendo Bosniak, il palo di Carpi, qui viene fischiato un fallo assurdo a Bosniak. Sì, era assolutamente un normalissimo 9 metri, rigore per il Carpi e si appresta ancora Vito Vaccaro. Fino adesso questo è il quinto rigore di Vaccaro e le ha tirate. Stavolta sbaglia, c'è una grande parata di Michele Rossi e li aveva Vito Vaccaro, i rigori li aveva tutti tirati in maniera diversa e anche questo ha provato a beffare sopra la testa Michele Rossi, ma Michele ha visto più in là e l'ha parata. Eh sì, è stato bravo ad aspettare, a non dare vantaggi a Vaccaro, che è un rigorista di primissimo ordine. Qui va direttamente sull'uomo Vaccaro. Gherardi non deve accettare la sfida, questa è frustrazione. Va bene, giochino così. Bologna deve pensare solo a tirare i palloni alle spalle dell'ottimo Turini. Argentin per Gherardi, che ancora tira. Adesso stava un po' forzando, però ha fatto gli ultimi tre gol, ci prova ancora
ancora stava Beltrami, Kovacevic che dà un assist in seconda fase a Beltrami e segna Beltrami il quinto gol, 27-22, tre minuti ancora, poco più di tre minuti da giocare, anzi in questo momento tre minuti mancano. Non bisogna perdere il filo perché comunque anche le statistiche reti segnate e reti subite contano. Bologna ovviamente essendo sul più 5 ha ribaltato il più 1 dell'andata, ma la cosa importante è comunque anche giocare con le statistiche, giocare anche con le emozioni, io credo. Bologna adesso prova il taglio con Bosniak, bellissima palla per Argentin, lui sì che la palla la mette alle spalle di Turini, 28-22, 2:30 dalla fine, io credo che la partita dal punto di vista dei due punti possa considerarsi finita. Beltrami tira in faccia a Rossi, questo è rosso. Non è nuovo Beltrami a queste cose, è un giocatore che non deve assolutamente, poi chiede scusa ma a mio parere l'ha fatto apposta perché io questo ragazzo lo conosco, è da anni che lo vedo giocare, non fa mai nulla apposta ma lo fa con volontarietà e quindi anche questo è un tiro, è stato un tiro per far male a Michele Rossi in una partita che non serviva, perché ormai la partita è quasi finita, meno di due minuti da giocare, più 6 Bologna, 28-22. Vaccaro per Ceccarini, Kovacevic ancora prova ad anticipare la palla, De Notaris, Chere segna dall'ala sinistra il suo secondo gol. Ci sono due minuti per Gherardi, prese due minuti anche all'andata Gherardi negli ultimi due minuti di gioco e in quel caso furono fatali due minuti perché da un più due Bologna andò a un meno uno. Questa volta ci sono 5 gol di vantaggio, 1:30 alla fine. Enrico, dicevo che furono fatali due minuti all'andata di Gherardi nell'ultimo minuto e mezzo, due minuti di gioco, perché il Bologna da più due andò a meno uno, questa volta però con un più 5 per Bologna i due minuti si possono anche prendere. Che tiro che ha preso Argentina, ha preso il palo, un minuto al termine, 28 per chi difende Bologna, 23 per chi attacca. Carpi ha fatto il suo gioco, è venuta qui per picchiare, mette dentro il 24esimo gol, ma andrà a casa senza punti e dovendosi giocare in casa al derby contro il Modena per certificare la salvezza. Il pressing adesso da parte di Carpi su Bologna, Bologna che finirà la partita con l'uomo in meno. Savini prova a liberarsi Bosniak, la palla è per Pedretti, non c'è grosso pressing da parte di Kovacevic, c'è la murata da parte di Chere, ma c'è il fischio per i 9 metri. 30 secondi al termine. La battuta da parte di Pedretti per Bosniak, Bosniak cerca lo spazio, viene braccato da Malagola. 30 secondi al termine. Poteva essere più ampio il passivo per Carpi. Finirà con 3-4 gol di scarto. Argentin trova la giocata, un altro palo, poi Argentin allunga la parabola del pallone, Bosniak prova di vincolarsi, cerca il sottomano, va ad armare ancora Turini che sicuramente va a prendersi la palma del migliore del Carpi. Il contropiede di Beltrami, para Rossi, para Rossi, para Rossi, è finita qui, finita 28-24 per Bologna, primo posto assoluto per Bologna, matematico, grande Bologna. E a tutti voi una risentirci da Gianni Racalbuto ed Enrico Bozzanini, da Radio Handball Italia, dal palazzetto dello sport di Castenaso. Bologna si conferma prima in classifica e noi salutiamo il nostro presidente che ci sente da Bangkok su Radio Handball Italia. Grande presidente, un grande saluto a te Gianni Salvatori da Radio Handball Italia. Ciao a tutti, alla prossima.